puerperio è il periodo che inizia con l'espulsione della placenta e termina 6-8 settimane dopo il parto con la ripresa dell'attività ovarica. È un periodo molto delicato per la donna che si trova ad affrontare grandi cambiamenti sia fisici che emotivi. Da un punto di vista fisico, tutto il corpo è impegnato a ritornare alle stesse condizioni che aveva prima dell'inizio della gravidanza. Per esempio, l'utero inizia un'intensa attività contrattile per ritornare sia nella sede che alle stesse dimensioni che aveva prima della gravidanza. Questo lavoro lo fa attraverso i morsi uterini, che sono delle contrazioni dolorose avvertite dalla donna soprattutto durante la poppata e in un modo più doloroso se ha avuto molte gravidanze. Questo però è un sintomo non preoccupante, ma sicuramente fastidioso per la donna, e sono avvertiti i morsi uterini soprattutto nei primi 2 o 3 giorni dopo il parto. Di conseguenza avremo anche delle perdite vaginali, chiamate locazioni, che cambieranno aspetto e colore con il passare del tempo. Nei primi 2 o 3 giorni dopo il parto saranno ematiche, quindi di colore rosso scuro, e potranno contenere anche dei coaguli di piccole dimensioni, nel senso che non supereranno la dimensione di 1 centesimo di euro. Col passare del tempo le locazioni diventeranno sia ematiche, quindi di aspetto rosato, che si attenueranno nel tempo progressivamente fino a quando queste locazioni diventeranno giallastre e cremose. La durata delle locazioni dipende sempre dall'allattamento e dal numero dei parti che la donna ha avuto. Più parti la donna ha avuto, maggiori saranno le perdite vaginali. Però possiamo dire che queste locazioni rappresentano il corretto lavoro dell'utero. Le locazioni sono l'espressione di una corretta involuzione uterina. Infatti, quando il flusso delle perdite vaginali si interrompe, noi consideriamo chiuso il collo dell'utero, quindi la cervice. Qualsiasi odore sgradevole proveniente dalle locazioni deve essere un segnale di allarme che ci porterà a chiedere la consulenza di un operatore esperto. Saranno presenti frequentemente delle ferite perineali dovute all'episiotomia o a delle lacerazioni spontanee che guariranno inizialmente nell'arco di 2-3 settimane, ma per poter ottenere una guarigione completa spesso dovremo aspettare anche qualche mese, circa 4 o 6 mesi. Quindi in questo periodo avremo del dolore perineale che si intensifica chiaramente durante i rapporti sessuali. Parleremo quindi di dispaurenia e questo sintomo può essere alleviato con l'uso di lubrificanti idrosolubili. Tornerà prima o poi la prima mestruazione, quindi parleremo di capoparto, e il ritorno della mestruazione cambia in base sempre alla pratica dell'allattamento, perché l'allattamento in qualche modo influenza la produzione ormonale della donna. Quindi nella donna che non allatta il capoparto si presenterà dopo circa 4-6 settimane dal parto, mentre invece nella donna che allatta il ritorno della mestruazione dipenderà dalla durata e dal tipo dell'allattamento al seno. Noi sappiamo che un allattamento al seno esclusivo riduce la possibilità di avere una gravidanza nei primi 6 mesi dopo il parto, ma non esclude la possibilità. Quindi è importante che siano presenti delle condizioni: il bambino deve avere meno di 6 mesi, l'intervallo tra le poppate non deve essere maggiore di 4 ore. Il bambino deve avere almeno una poppata durante la notte e non ci devono essere delle perdite ematiche dopo l'ottava settimana dal parto. Quindi abbiamo detto che tutte queste condizioni insieme riducono la possibilità di avere una gravidanza, ma non la escludono con certezza. Se vogliamo raggiungere questo risultato, è importante sempre rivolgersi all'esperto. La forma del seno chiaramente cambia subito dopo il parto per facilitare l'avvio dell'allattamento, quindi avremo un capezzolo che si estrofletterà maggiormente proprio per facilitare l'attacco, e quando si presenterà la montata lattea il seno diventerà
più gonfio, più caldo e più pieno. La montata lattea arriva quando il bambino si attacca precocemente, frequentemente e con una modalità corretta, più presto arriverà la montata lattea e quindi il latte maturo. La parete addominale, dopo la lunga distensione dovuta alla gravidanza, chiaramente rimarrà atonica e rilassata per molti giorni, quindi avrà un aspetto flaccido, pendulo, ma dobbiamo sapere che risponde molto bene all'esercizio fisico nell'arco di pochi mesi. Le smaiature assumono un aspetto diverso. Nelle donne di origine caucasica la smaiatura che all'inizio appare rosso-violacea diventa piano piano bianca e perlacea, mentre invece nelle donne di colore la smaiatura assume un colore più scuro della pelle che le circonda e così rimane. La pigmentazione della linea alba, che è la linea che va dall'ombelico al pube, piano piano diminuisce fino a scomparire completamente. Con la nascita del bambino, quindi l'espulsione della placenta e la perdita del liquido amniotico, abbiamo una perdita di peso immediata di circa 4-5 kg dopo il parto. Nella prima settimana dopo il parto abbiamo un'ulteriore perdita di peso di circa 3 kg, poi mano a mano questo calo ponderale della mamma continua, ma in un modo chiaramente più lento. E intorno alla sesta, ottava settimana dopo il parto, la mamma in linea di massima ha raggiunto il peso che aveva prima della gravidanza. Ricordiamo comunque che la pratica dell'allattamento al seno rende più veloce la perdita di peso, il recupero quindi del peso ideale. Quindi abbiamo detto che in questo periodo tutti gli apparati, dal gastroenterico al cardiorespiratorio, lavorano per ritornare nelle condizioni pregravidiche. Quindi che vedremo che la puerpera avrà un intenso senso di sete, berrà molti liquidi, ma nello stesso tempo avrà più difficoltà a riconoscere il senso di riempimento vescicale. Quindi nei primi 2-3 giorni potremo avere una donna che ha difficoltà alla menzione, che ha dolore quando urina o che ha anche incontinenza da sforzo, ma sono tutti sintomi che passano nel giro di pochi giorni. Nei primi giorni del puerperio abbiamo anche un senso di anoressia, la mamma non ha un grande appetito che piano piano ritorna normale anche se la digestione rimane lenta. E quindi nei primi giorni dopo il parto spesso si ha una stipsi che è diciamo aggravata anche dalla paura che la donna ha di aumentare il dolore perineale legato alla defecazione. Allora possiamo dire che con certezza i punti di sutura eventualmente presenti nel perineo non si rompono con lo sforzo dell'evacuazione, quindi è importante non ritardarla perché questa cosa diciamo peggiora un po' la stipsi fisiologica. In questo periodo possiamo avere anche meteorismo, quindi pancia gonfia per la presenza di aria nell'intestino e qualche problema di emorroide. E diciamo che la normalità del periodo puerperale prevede che la donna non abbia febbre, con l'eccezione delle prime 24 ore durante le quali la temperatura della donna può superare anche 37 gradi e con l'eccezione del periodo della montata lattea, cioè quando arriva il latte e quindi il seno diventa caldo e pieno, la temperatura può aumentare ma non supera mai 38,5 gradi e non dura mai più di 24 ore. Dopo il parto la donna può presentare anche dei tremori che assomigliano a dei brividi di freddo. Questi sono dei sintomi fastidiosi per la donna ma non preoccupanti se non si associano a febbre. Quindi noi possiamo dire che nel puerperio, se la donna presenta febbre o brividi, deve comunque ricorrere al parere dell'esperto. Nelle prime 48 ore dopo il parto possiamo avere anche una ipotensione ortostatica, cioè quel senso di vertigine o di stanchezza quando la donna assume la posizione eretta. Anche questo è normale. L'unica diciamo accortezza è quella di farsi accompagnare per le prime volte, per esempio in bagno, da qualcuno di nostra fiducia. Nei primi giorni tipica è la bradicardia, cioè un abbassamento della frequenza cardiaca della mamma che ha
diciamo di solito 50-70 battiti per minuto. E aumenta in corporeo la sudorazione, soprattutto notturna, per cui può capitare che la donna si sveglia madida di sudore. Diffuse possono essere anche le cefalee o un po' di sonnolenza o astenia. Questi sono tutti sintomi tipici, ma non preoccupanti, perché poi comunque passeranno. Il puerperio abbiamo detto che è un periodo molto importante anche per l'avvio e la calibrazione dell'allattamento al seno. La calibrazione è un periodo delicatissimo di rodaggio che, se fatto adeguatamente, permette di trovare un equilibrio tra i bisogni del bambino e la produzione del latte da parte della mamma. Quindi diciamo che è il periodo fondamentale per far sì che la mamma sia in grado sempre di soddisfare ai bisogni nutrizionali del proprio figlio. E questo è importante anche perché la pratica dell'allattamento ha dei benefici per la salute della mamma immediati, che noi possiamo vedere subito dopo nel postpartum, in quanto riduce la perdita ematica, quindi previene l'anemia nel puerperio e, abbiamo già detto, aiuta a recuperare più velocemente il peso forma della donna.